Spero, prego, che funzioni tutto. E proviamo a streamare. Eccoci qua, sullo Santos Life con Elisa Smith. Dante al mojito. Devo andare in bagno. Ciao Totò! Ehi là. Sì, E lì ti posso richiamare subito fra ok, va 5 bene. minuti? Ciao. Scusami. Ciao, ciao, ciao. Ok, andiamo a mettere sta roba nel magazzino. L'economia potrebbe essere buona, quindi siamo attenti. Sopito. Sì, Elisa, Ehi, l'ho oggi cercato pomeriggio. tutto Sì, oggi, ho purtroppo cercato. io se pomeriggio non vengo mai in città. E Ok. oggi stamattina mi hai portato 50 alghe e 100 pesci, giusto? Sì, mancano 50 pesci. Ok, Ok, se vuoi ora puoi portarmele. vengo subito. Ok, ciao. Ciao, ciao. Pronto? Oh, Eli, dimmi, Ehi, dimmi ciao, tutto. se vuoi possiamo fare il carico di oggi. Ok, Ok, ti serve frutta io e... 50 di frutta e 150 pezzi di carne. Ok, allora ti vado a fare la carne e poi dopo vado subito a fare la frutta. Ok, e hai bisogno di aiuto o devo venire giù da te? Devi venire un attimo, che ho già Ok, io 35 di adesso frutta con me. tra 5 minuti cambia l'economia neanche, quindi volevo vedere un attimo come cambia l'economia. Oddio, E mi niente. mira, oddio, mi mira questo. Oddio, 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 aspetta un attimo, ok. A posto, E adesso lì? all'inizio i tizi che non si incazzano e terminano, ok. Lo so, immagino. E niente, sto dicendo, io ora vado al cambio dell'economia che cambia tra 3 minuti. Se è buona, vendo, beh, vengo giù da te. Quindi aspetta 3 minuti e ti do la conferma, ok? Ok, va A bene. posto, ciao. Ok, ciao ciao ciao. Là.
l'economia è 13, aspettiamo il cambio. Sul lifebook. Ma come non mai me... un attimo, per evitare cose strane, meglio che metto. Ciao. Ciao, 29. Luca, penso sia. Grazie per il follow a 29. Perfetto, ecco qua lifebook. Elisa Smith. Sei Luca, vero? Sì, sei tu. Ok, a posto. Lei si trova qui per aver difeso i due rapinatori? No, assolutamente no, io mi trovo qui per fatti privati. Porca puttana, Qui andiamo via! qui li assorda bisognosa. Ma parlane. ah, qui. Qui Leon Storm, a quanto pare i sospettati sono stati fermati e la signorina Noah Ngai è stata portata in salvo. Vedremo ora come la polizia agirà in questa situazione. Vabbè, un attimo l'economia è cambiata. Buono! Economia, pettini di carne a 100. È zoppito? Sì? Ho le fettine di carne a 100. E ne ho il Mo magazzino pieno di roba. Io non so che dico questa mattina, quindi devo vendere assolutamente. vengo lì tu, dai. Mini Tool. E tanto penso che Dai. tornare al magazzino e tornare poi al Tool di nuovo. Quindi faccio due viaggi se riesco. Vabbè, intanto vengo lì tu. Va bene, ok. Dai, ciao. Ciao. Minchia, fettine di carne a 100. Chiamo Valeria. Vai, ecco che è meglio che ritardiamo, va. Oh, è arrivata la partita. Oddio, vado a perdere la macchina. Ci sono i pezzi di carne a 100, meglio che ritardiamo. E niente. Quindi che vuoi fare? Allora vai È a tempo di vendere? vendere, il cambio economia scendo. Va bene, A meno che non mi ok. rimane ancora a 100, a 90, 91, 92 sopra. A Va bene, meno non che ti non sia sopra i preoccupare. 90 del prossimo cambio, ci vediamo giù poi al prossimo cambio. Ok. Spero tu non sia già andata lì, ecco perché. No, no, non ci Ok, sono. perfetto. Allora ti richiamo io, ok? Ok. Scusami tanto. Ciao. Di nulla, ciao ciao ciao. Ora ragazzi, riusciamo a streamare perché ho abbassato assolutamente la qualità del texto. Quindi, se
Non posso più cadere sotto mappa, non laggo più, non mi crasherà più, spero. Ah, oh, che bello, perché ho fatto questo cambiamento, ovvero ho messo grafica, qua vedete che ora è 1 giga solo e 297 megabyte, e poi qua la qualità texture l'ho messa normale, non alta. Se no, io ragazzi non potevo giocare. Ecco Vale. Ciao. Mi sono spaventata un attimo, però. Niente. Ero qui vicino, ero nel garage di Avvertito, Sandy Toto, che c'è perché caputo dalla ultimamente era a Madonna. Capito? posto la macchina. Io adesso faccio una vendita e poi faccio un altro giro. Ma vediamo un Ho po' come va. tipo 300 pezzi da vendere oggi. Però un magazzino pieno, non ci sarebbe, non ci sta neanche la carne che compro da te se non vendo, non vendo. Cazzo, allora. Già, stamattina ho fatto venire zoppito, gli faccio, ok, lasciami pure, passa. 50 alghe, metto dentro, arriva il pesce, metto dentro il pesce. Non ci sta più il pesce. E avevo la cassa piena. Ma Piena, completamente vabbè. proprio, cioè devi. 1900 poi passa chili di roba, Ma vabbè. che cazzo? E già, un po' di roba, ecco. Eh sì, Io anch'io devo fare sono 200 di rimasta un po' indietro con la frumento. vendita di carne. Io devo fare un po' di lavoro per. 200. Ma ieri ne ho fatti 400 lì. Se continua così, veramente arrivo facilmente al terzo bollino. La cocchiera calda. Capito. Zopito deve arrivare anche. Ma per i grossisti devi farla il frumento? No, no, i grossisti stanno a posto oggi. Per il vanilla? Per Festive, ti ho detto, ieri. Steve 400 di Ieri, frumento. no, ieri era. No, allora, no, tu dici quelli di ieri? Quelli di oggi. Quelli di. No, 200 sono per Steve, sono solo 200 di frumento Ah, devo ok. fare. Ieri era 400, 100 per i grossisti e 400 per Steve. Minchia. Salve ragazzi. Ciao, Zopito. Buonasera. Buonasera. Io stavo vendendo, probabilmente farò un altro giro. Quindi? E quindi vado tutto nei magazzini e torno qui. Però Ti se vuoi aspetto passarmi qua. la roba, puoi passarmi, ma intanto la metto nel magazzino. Mo te Al la passo prossimo, perché sì. c'ho un appuntamento con la polizia, quindi. La polizia addirittura. Capito, Se. capito. Così, man mano che vendi. Sì. No, perché mi hanno sequestrato la macchina, non sapere se è andato tutto a posto, sì. L'hai sequestrata? Sì, questa qua. No, Era sì. tutto a posto. Eh sì, volevano sapere, però ho detto, vieni e facci sapere, ma vado. Dove fa? Vabbè, lì. Vabbè, non c'è Dopo niente. fammelo a credito. Sì, Ti ricordi? dammi il lì, bancario. Sei pronta? Bravissima, 13:36, va? bravissima, Ormai lo so bravissima. a memoria. Perfetto, Esatto. a posto. Dai, ciao ciao. Ciao ciao. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Se, perché stavo pensando, se hai da fare ancora, vado a fare Dipende il tutto dal frumento. cambio. Vai a far frumento, va, che tanto non perdi tempo. Ma se Così magari se vado. no stacchi un po' il frumento, torni come con me e poi dopo torni a far frumento. Però dopo perché porto il peso, capito? Solo quello. Vabbè, dai, mo faccio Vabbè, tutto al frumento, allora, vai, dai, mo vai, vai. vediamo. Ok, ancora 20 minuti. 10 Ok. minuti, ciao.
Ehi, Steve. Sono tornato a far live. Ma perché, boh, sono ritornato a far live perché uno c'ho più tempo, due ho abbassato la qualità texture, adesso posso anche streamare senza problemi, in teoria non dovrei neanche più cadere sotto mappa, poi è tutto da vedere, ogni sera che faccio live è sempre un test. Sto stressatissimo e non ho i biscotti. Oddio, questo era il mio gomito. Sul microfono. Sì, mangio le bistecche dopo. Rischi di cagarmi addosso se mangio bistecca, vabbè. Sì, si fa pubblicità ovunque, anche in live. Prevedo un grande temporale da me. C'è un cielo scuro. 8, 7, 6. 5 4 Dai, su che corro al magazzino. 2 Ma che sei pazzo a fare yoga per 40 minuti? Solo la mattina faccio yoga perché sono stressato. La sera manco morto, guarda. A meno che non c'è niente da fare, non metterò a fare yoga. Solo la mattina, mentre faccio altre cose, chiacchiero su Discord mentre fa yoga. Yogo. Come c'è to yogo. Devo fare il bonifico zoppito e quello lo faccio. Aiuto! Ok, devo fare un bonifico zoppito. Ho 10 minuti usati per vendere altri 140 pezzi. E devo fare bonifico, depositare, mangiare per distressarmi. Ce la farò? Boh. Allora. Mettiamo via 50 pezzi. Poi altri 140 pezzi qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, mi sto cagando addosso, mi cago addosso, porca put... No, io non sto cagando, no. Non sto cagando nei magazzini, nessuno lo saprà mai, vero? Minchia, 12 pezzi di carne per distressarmi tutto. Ho appena buttato via. Devo depositare soldi. Niente, Steve, non ho fatto nulla nell'angolo del magazzino io. Ho fatto un po' di pensierini, pensavo un po', fischiettavo. 19k. Guarda quanti soldi che c'ho.
troppi soldi. Devo spendere. Oddio, frontale sto per fare. Come guido male, oh mamma mia. La macchina. Col cazzo, una bella multa. 30 minuti di sazietà, minchia. Ora posso correre per tutta l'isola e non perdo neanche un po' di fame, minchia. Una bella multa al 25%. Mi rovina la multa al 25%. Già, tutto. Mi devi fornire, Totò. Magari se con me ce n'è tipo di uno, di due, minchia, faccio salti mortali, faccio. Comunque abbiamo visto che sotto mappa non cado ora, quindi ottimo. Oddio. È incredibile quanto con GTA aperto. Quanto con FVM aperto io abbia la CPU al 100% di utilizzo. Ho la CPU al 100% di utilizzo. E
La memoria RAM al 71%. Cioè, incredibile quanto GTA, cioè, usi la CPU. Dai. Alex, accendi la scrivania. Dai, devo riuscire a vendere tutto, non ce la farò mai. 33, 30 pezzi mi mancano. Cambia tra neanche un minuto l'economia, non ce la farò mai. Mio Dio, quanto sto tirando avanti ancora, mamma mia. Ecco, cambiata. Ah, oh, mamma mia. Che per poco, ha per 11 pezzi, non sono riuscito a venderli tutti, vabbè. Mamma quanto è sceso, 63. Oddio, lag. Ok. Opla.
Sto per Dimmi pagarti, tutto. attenzione, controlla il Ma dove conto. stai tu? A un bancomat, sto per pagarti, ok? Perché sto qua al mojito, Allora, ok. controlla il conto, ciao. Sì. Allora, gli devo... Cepe... 200 pezzi per 40 dollari sono in totale 8.000 dollari, che sono... 150 pesci per 50 di alghe sono 200 per 48.000. 8.000 a 13,36. 8.000. Ok, vedo che devo depositare i miei 17.000 dollari. Ok. Su portare il pesce e tra poco chiamo l'aereo. Spero di non aver ucciso stavolta nessuno perché non mi carica. Alexa, accendi il ventilatore. Alexa. Alexa, accendi il ventilatore. 50 pesci, perfetto. 50 alghe, c'è un 300. Come mai? Ciao Jessina, prova? Come ho 285 pezzi di pesce e non 300? Sì, troppo larga. Va bene, basta, mamma mia. Qua l'ho pieto tutto. Sì, l'ho pieto tutto. Tutto bene anch'io. Grazie. Tutto, le chiavi? Non ce le avrai le chiavi, tata. Qui è tutto vuoto, ma dove cazzo le ho messe le cose allora? Mio Dio, Matteo. Sorge, deve essere vuota nella regina questa cosa allora.
certo, nella regina c'è più messa roba. Eccoli i pesci che mancano. Usiamo un po' questa. No, anche se devo. No, no, devo lavorare. Non posso permettermi di usare questa. Per spendo un miliardo di benzina. Spendo. Per lavorare si usa la neon. E per la sera che si usa le belle, le auto belle. Caput. Tengo più auto di te, tutto. Ah, sono contenta. Ok. Ok, questo è un grosso, grosso problema. Devo portare altri 140 pezzi di carne. Oeli? Ora si può passare andare a fare la carne che ho finito, l'economia fa cagare. Ah, ok. Sì. Vabbè, io sto finendo di raccogliere qua il frumento. Allora passo lì che intanto devo andare. Mi puoi dare una mano a portarli fino a su da Steve, per favore? Sì, certo. Devo adesso al magazzino, adesso devo andare al magazzino e poi torno a vengare da te, ok? Ok, grazie Lisa. A posto, ci vediamo lì. A tra poco. Ciao, ciao, ciao. Niente, diluvia come non mai. La media sta facendo, oddio, senza essere bagnato. Un giorno io entro nel magazzino e mi trovo dentro qualcuno davanti, mi prendo uno spavento di quelli che non mi dimenticherò mai. Ok. Porca puttana, signora, mi scusi. Che miseria. Sta bene? Ok, arrivederci. Sta bene, ha detto.
Ah, sì. Sta diluviando. Mentre stavo a lavorare ha iniziato e devo fare. Devo raccogliere questi ultimi 50 pezzi e poi ho finito. Sarà okay. 5 minuti. Va bene, va bene. Mi butto in macchina io. Sì, sì, vai, vai, tranquilla, che qua non ci puoi stare neanche. Opla. E niente, diluvia come non mai. Oh, il secondo FK, arrivo subito. Sentite? Perfetto, funziona. Ah, sì. Aspettiamo Valeria che finisce di accogliere il frumento. Thank you.
C'è i 5 minuti. Comunque vediamo un po' l'economia. L'economia potrebbe salire. Come potrebbe anche scendere. Schifo. Valeria, minchia, 5 minuti mi ha detto. La faccia di 5 minuti. Possiamo andare lì, eh? Eccola. Ok. Vai, parti? La Steve? Sì. Ok. Se Steve non è in palestra, lo meno. E niente, caro comunque tutto mappa, annaggia il cazzo. Adesso vengo in spiaggia, dai, spiaggia, che bella la spiaggia, sì. Dio mio, mi tocca di fare sempre solita storia in spiaggia. Però dai, sono stufa che sotto mappa mi deve fare power game. Piano
piano, senza troppa velocità, se sale, senza far power game, perfetto. Questa curva maledetta perché mi deve caricare un sacco di roba. Ma poi mi sembra strano, ma perché crash, cioè mi cade sotto mappa, il mio, cioè, ho messo tutto bassissimo, basso, 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 tutto basso messo. Cioè, boh. Parcheggiata a cavolo, scusate. Salve ragazze, buonasera. Ciao Steve. Come state? Tutto bene, bene. Tu? Può andare meglio. Abbiamo portato il frumento. Sì, grazie. Ecco qui. Ok, e Elisa c'ha gli altri 100. E niente, mi sono castrato. Ma niente, sì. Ok. Ecco qua gli altri 100. A posto. A posto, perfetto. Sei l'unica svelta che mi ha messo le cose in tasca subito. Vabbè, mai so come si fa il lavoro. Io, beh, certo. Io entro, svuoto e poi aspetto ore, esatto, e ore. Esatto, sì, invece c'è gente che non lo fa. La gente mi fa, ma allora posso? Aspetta te, che faccio? Vado? Ma, sì, ma... grazie lì. Niente. Ehi hey Steve. Arrivo subito, oh, 335. Sì, sì. 335 dovrebbe essere 8000, perché sono 200. Esatto. Ok, 335. Ah, Dio mio, sono stressatissima, i biscotti non ci sono ancora. Perché non prendi le barrette da Steve? Chiamare Dre, mi ha detto che faceva i biscotti ieri, la chiamo ora. E niente. Io ci ho perso la speranza a prendere i biscotti, lo sai? Si ricordi sempre, dottore, la speranza è la prima a morire. Ecco. Buonasera. Si dice lui. Buonasera. Oh, Ciro. Salve, come va? Tutto bene, tutto bene. Tutto bene. Male. Arrivati, Steve. Ok, grazie. Grazie. Ciao, Steve. Buonasera, dottore. Come va? Bene, bene, molto... calma stasera, per fortuna. Meglio. Meno male, meno male. Mo l'ha detto in vostra serie. Io spero che non arrivino a 10 minuti di panico perché sono da solo. Ma... tutti i miei colleghi sono presi la serata libera. Scusate, sono un attimo impegnato, torno subito. Ok. Sì. Serata libera? Sì, sono usciti, chi è andato... ecco. Cazzo, l'ho detto, eh. L'hai detto, te l'ho detto, Ciro, non dirlo. Los Santos Medical Center. E lì vogliamo andare a fare la frutta? Andiamo, e poi andiamo. La carne? Così non ci pensiamo sì, più. Sì, andiamo. Ma che hai visto? Non lo so. Andiamo, andiamo. Scusa, Totò. Va bene, arrivo subito. Mi dia un attimo che era paletta. Che è successo, Ciro? Niente. Ok, arrivederci. Che è successo? Niente, uno è caduto e è fatto male. Vado, ciao. È stato buon bello. Lavoro. È stato bello sto poco di secondi di chiacchierata. Ok, ce la sola. Prima la frutta che è più comoda. Madonna. Hai chiamato tu lì? Sì, sì, sì. Che è successo? Niente, niente. Ok, vado. Volevi di andare prima la frutta, esatto. Te l'ho detto prima.
Ho la casa piena di ciliegie io. E niente. E anche un po' il mojito, dice, devo venderle. Com'è Ora sono l'economia? Nel 43 caso. dollari l'una. Che schifo. Già, ed è salita l'economia. Dopo scende, e chissà quanto riscenderanno. Quindi farà schifo. Olè, avremo 40 minuti allora. Sì. Dai, faccio subito qua la frutta perché già ne avevo 35 pezzi a Sì, casa. perfetto. Infatti, ultimo pezzo e ho finito. Perfetto. I quali? Te li passo subito. Sì, tanto vai pure già a fare carne, poi io ti aggiungo poi. Perfetto. Tienici la ciliegia. Oh, buono. Allora, noi ci vediamo giù al Sì, ci macelleria. vediamo giù in macelleria, Tanto esatto. mi metto al lavoro. Ok. Ciao, ciao. A dopo. Opla! Qualche artificio. Minchia, stavo per morire. Se mi schiantavo su quel muro. No, zanzara, porca troia, un attimo. Porca puttana, c'è una zanzara gigantesca. Ah, che due paroni. Palle, poi si avvicina a me, Dio mio, sto zanzara. Che poi oh, mi fanno schifo gli insetti, proprio tantissimo. Zanzarone qua, andato via. Fai bene a scappare. Tanto qui c'è la ciabatta pronta. Ma basta che si avvicina e si piena la ciabattata in faccia. Se mi controlla intorno a me, magari qua vicino posso schiacciarla. No, mi ero accorta che la stavo cercando, eh. Ma zanzare, ah! Quando vedono che è la ciabatta, scappano, eh. Sì, questa regina. Centocinquanta.
non ce li ho. Cazzo, la metto io sta roba. Boh. E niente. Cado ancora sotto mappa, ma... ma di meno, cioè... boh, uguale, però solo con le... sta pioggia del cavolo, perché cado di sotto, così. Niente, continua a cadere sotto mappa. Ma vediamo un po' le impostazioni grafiche, cioè adesso. Però potrei anche mettere la normale. E niente, devo stare via le GTA. Vabbè, continua a cadere sotto mappa tutta la serata. Eccoli. Ne ho visto che l'economia sta girando un po' di merda comunque, veramente. Sì, l'ho notato pure io. Mo penso che si abbassi la prossima, non so quando cambia. Tra 1 o 2 minuti. Ok. 14 praticamente. 13-14, esatto. 13, 20, sì, 33. 14, anzi, devo dire con corretto. Ok, sì. Che economia di merda, veramente. Ecco, quasi finito. Cioè, quasi.
Ci manca ancora 100 pezzi, però. Comunque sto per salire alla qualità del terzo bollino con il frumento. Questo della carne mi sta già per infartare. No, 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 frumento. Sì, la carne... Ho già pronto soccorso, guarda. Ecco. La carne ci vorrà un bel po', sono alla pagina 36, quindi... Ah, va bene. Sto solo prendendo per te, Elisa, quindi... Io sono anche a 36. Meglio? Stiamo avanzando uguali. Meglio, Eli. Già, già. Perché se ti aumento di qualità, che fai tu? Veramente, non la vai a prendere? Non la puoi prendere nessuno, questo è il fatto. Cioè. Non ci stava quel contadino che mi avevi detto tu che aveva la carne a qualità media? Ma non l'ho visto in giro, quindi... E niente. Meglio che chiamo te, che sei più fidata. Per fortuna, l'altra volta ti avevo detto, per fortuna che ne avevi trovato un altro di contadino, perché se nel caso in cui non ci sono in città... Almeno mi sei il giorno dopo. Un giorno, se non dovessi esserci il giorno dopo, avvertimi così. Niente, sì, sì. Fai la scorta. Esatto. Quello dello smoke ti ha risposto? Cioè, ti ha chiamato? Non credo sul livebook, non mi ha risposto. Vabbè, ho capito. Vado a comprare barrette da Steve. No. Vabbè, no, è lì. Che devo fare? Sì. Costano lo stesso, danno un po' di meno, tolgono meno stress, però almeno lo tolgono. Non mi devo narcolizzare, non mi sembra il caso. Ok, se vuoi cominciare ad andare, manco gli ultimi 50 io ti riporto su. Va bene, poi c'è un trasbordo anche da... faccio un po' una cosa, perché mi sa che non ci stanno tutti, quindi vado un attimo a fare le cose. Ciao. Va bene. Non mi sta cambiando completamente il clima, qui è tutto buggato sta zona. Guarda, bel tempo e poi tra poco abbiamo brutto tempo, mamma mia. Poi tra poco piove. Oh, ho rivisto per un istante la zanzara gigante e poi è sparita. Allora, fatti vedere. Oppure mi si attacchi su una mi si attacchi su una gamba con le sue zampe, la sento lì tutta come... magari mi punge, boh. Le mie fobie per gli insetti volanti, questi sono... Non ho più gli effetti della sazietà di prima. Vabbè, sono passati anche un bel po' di minuti ora che ho finito di vendere tutto lì.
non mi risponde neanche Geram. E niente. Me la sento sotto la scrivania. Botta, mamma mia. Ah, bene, sì, ma è un brabizzerotto. Minchia la texture, perché non me le carica? Oddio! Opla. Mamma mia, non mi carica le texture, guarda, non ce la faccio più, sto impazzendo io. Eccola, eccola! Oddio mio! Per contare la sentenzale del cazzo! Ah, che cazzo di incidenti devo fare? Oddio mio! Guardo il PC, vedo la zanzara gigante da schiacciare e faccio incidenti della Madonna. Dov'è sta stronza di zanzara? Oh wow. Ma e dai, basta, mi spiaggia, devo finire, però che palle. Ah, oh, oggi no, non so che spiaggia. Mamma mia, che è sto qui tutti scassati? E niente. Yuhu. Mi fermo lì serissima e mi vedo un po' sprofondata sto mappa. No, non ci sta più la roba qui. 140.
Se c'è qualcosa sulla gamba, sembra... Ho paura che sembra la zanzara gigante. Oddio. Aspettiamo Valeria. Vado giusto giusto qualche secondo AFK e torno subito.
Ah, non mi sentivate, cazzo. Mi sono accorto che avevo il microfono spento, comunque. Valeria pare sia scomparsa, abbiamo perso, aperto il mojito. E mi ha cambiato macchina, da qua. Non ho detto niente di interessante, so che sto sempre zitto, infatti. Aspettiamo che arrivi un po' di gente e speriamo che possiamo vendere qualcosa, dai. Ecco Valeria. Non è Valeria. Salve signorina. Salve. Ho visto che è aperto. Sì, certo. Visto, ecco, certo, venga pure. Mi servirebbe, insomma, vediamo, mi servirebbe. C'è ancora l'offerta 10 panini, 10 cari, insomma, 10 panini. Eccomi. È ancora disponibile quell'offerta di 10 carne più gratis? Sì, certo. 5, allora... Da 5 bistecche o pesce in su riceve anche la bibita in omaggio compresa. Allora, me ne dia 10, signorina. Ok, perfetto. 10 cosa? 10 bistecche? Sì, 10 bistecche, solo carne, niente pesce. Ok, perfetto. E non mi piace il pesce di zoppito. E vuole... E da bere cosa vuole? Delle limonate, delle semplici limonate. Ok. Ecco qui. Ok, quanto grazie le devo? Mille, sono 1500. Oh, arrivano. 1500, ecco. Ah, vabbè, aspetti. Ecco qua, signorina, grazie molto, mille. Molte grazie, ma si figuri. Ma c'è qualcun altro in città? Non ho visto nessuno. In città? Sì, ecco. Tutti a fare, insomma, a fare amicizia tra di loro, antipatici. Vabbè, signorina, mi dispiace. Arrivederci allora, la saluto. Insomma, come sta Zuppito? L'ha visto? Zuppito? Non lo so, l'ho visto oggi prima, mi ha fatto la consegna e poi basta. Ah, ma è vero che la consegna vengono a casa di Zuppito? Perché Zuppito mi ha detto, insomma, che lei va sempre a casa sua. No, mi sono fatta portare qui oggi il pesce. Ah, qua, quindi tutto sudaticcio qua. Vabbè, me ne vado. Va bene, arrivederci. Vabbè, ehi, ciao. Salve signorina, vabbè. Ci può dare un paio di bistecche? Quante ne volete? Tutte quelle che paga lui, quindi se ne prendete più di 5 ricevete la promozione, quella anche bibita in omaggio. Io sono sicuro che lei mi darà un paio di bistecche gratuitamente. Io sono sicuro che tu dovrei pagarla. Non penso lo farò. Vedi, non siamo fuori servizio quando ti regalo le bistecche e le bibite, quindi... Mi stasera vieni in giro con noi bistecche. E poi ci devi lavorare come ieri. Quanto e... viene 5 bistecche, scusi, signorina? 5 per... Senza truffarmi. $750, sono 1000... Sono 5 per 150. Oh, sceriffo, sì, un attimo. Venga, sceriffo, una cosa che ho appena notato. Sì, comunque prendiamo 5 bistecche e la promozione. A testa? O solo no. Ok, no, 5 bistecche, 5, ok, 5. Basta. Sì, sì. Mi dia anche un po' di limonate, perché...
Certo, limonate, ovvio. Non ha senso. Ah, e il cane che vuoi che ti faccio il nuovo rifornimento di bibite? Ci penseremo. No, siamo a posto. Siete pieni di bibite in cassa? Sì, non lo so. Abbiamo il magazzino pieno di bibite. Però da mangiare magari possiamo fare un carico, non so. Magari posso fare uno sconto. Però che è sempre più conveniente il kebab. Ma... purtroppo è così. Qualità prezzo. Purtroppo comunque, sì. Brutta storia. Giusto, ho sbagliato che sia, purtroppo. Va bene, signorina, la lasciamo i suoi affari. Sì, penso che però useremo la porta su retro. Arrivederci. Oh, devi pagare. Oh. Ah, va bene, va bene. Eh sì, fuori servizio dopo vieni con lui in giro, ti offro da mangiare da bere come sempre. Arrivederci. Ma... io non vengo pagato in ciambelle. È uno scambio più equo di quanto ma... sì, probabilmente ma farò, farò finta di chiedere 5 farò finta di essere cieco. Arrivederci. Salve. Salve, sto perplesso. Vabbè, comunque. Perché? Ma che c'è il baratto, vabbè, comunque. No, vabbè, sono un amico, un amico. Ah, ok, bene, bene. Senta, che c'ha da mangiare? E abbiamo carne o pesce grigliato? Mi dà la carne per favore, mi dice quanto è il pezzo. E facciamo, cioè, c'è la promozione, 5 pezzi in su, riceve anche una bibita in omaggio per ogni bistecca che prende. Ok, quanto sono 5 pezzi? Sono $750 per ogni per 5 bistecche. Ok, le prendo allora. Ok, perfetto. Da bere desidera qualcosa? Limonate, Coca-Cola, aranciata? Facciamo acqua normale, va. Acqua? Ok. Sì, sì. Ecco qua. Grazie mille. E grazie a lei, buona serata. Buona serata. Non mi stavo per premere 3.000 streaming. Apriamo un po' il mojito, vediamo un po' se era qualcuno. Minchia, c'è Madonna. Ma Valeria si è persa? Valeria, tutto bene? Lì, sì, sono qui un attimo in palestra per finirmi sti due energy che mi hanno rotto le scatole. No, perché... tu sei al mojito, vero? Io sì, sono qui al mojito. Dammi 5 minuti che arrivo. Va bene, okay? Ok. Ciao, Eli. Ciao. Ah.
Aspettiamo. E non viene nessuno. Poi lì? Ehi. Ti passo la carne? Passa, passa. Perfetto. Ecco qui. Vieni che ti pago al bancomat.
Sì. Sono stata citata nella posta di... del cuore di Severino. Oh mio Dio. Non è mai un buon segno quello. Lo so. So benissimo che non è una cosa bella, Eli. Ho letto già, ho messo anche mi piace, però non è... 8.000, giusto? Sì. Altre 3.5. Mm-hmm. Esatto. Arrivati? Arrivati, perfetto. Sì. Grazie, Lisa. Aspetta. Boh. Mi sto annoiando. Ma Grace, boh, quando esce? Questa vita mi sta annoiando, continuare a fare... Madonna, Steve, stai prendendo larga. Oddio, se ho visto una cosa strana. Questa vita mi sta rendendo sempre più annoiata, sai? Ma i bandi dello sceriffo non ti hanno fatto sapere nulla? Non c'è speranza. Come non c'è speranza? E poi non penso, ecco. Non penso, sai? Perché? Boh. Adesso un attimo devo chiamare il capitano di polizia per chiedere se vuole le limonate. Mm-hmm. David Barton. Andiamo a vedere l'economia, va. Oh, è vero che cambia dall'economia, vediamo vedere. Mamma, è schifo. Fa tutto schifo lì. Madonna mia. A parte che è in negativa ancora. Ma è cambiata in negativa adesso. Che non ti rispondono. Manco il tenente mi risponde, mamma mia. Ma David, sì, David, Danny è in città? No, Danny no, arriva tardi oggi. Niente. Adesso chiamo Grace, sono le 11. Stavo pensando forse una giornata tranquilla, ma ho sentito delle sirene. Ciao Elisa. Ciao. Ciao tesoro, come stai? Tutto bene, cioè può andare meglio. Comunque... Dimmi. E tu che ora esci fuori servizio? Solito, perché? Non esci mai un po' prima, no Ci provo ogni volta. Lo so, ma io entro in servizio molto tardi. Dio mio. Vabbè, niente, allora ci vediamo a mezzanotte. D'accordo, okay, a dopo, ciao. Tesoro. Tanto mi sa che oggi dobbiamo andare a salutare Callan, ti ricordo James. Oddio, James, vengono a chiamare. Non lo so a che ora partiva, però mi aveva detto che mi chiamava lui, non so. L'ho incontrato oggi all'aeroporto di Sandy, ma... Non ma penso che parta da lì. No, non ha detto l'aeroporto di Los Angeles. Pronto? Sì. Sei in partenza? Sì, tra 45 minuti in aeroporto, se vuoi salutare. Tra 45 minuti in aeroporto? Sì. Va bene. Okay. Aeroporto dove? Downtown. Sotto? La parte sotto, sì, l'entrata sotto. Ok, perfetto. Più o meno dove si sbarca, insomma. Ok, va bene. Perfetto. Oggi ho lì alle 23.40, okay, 45, posto. Perfetto. Ciao. Ok, tra 45 ti parte. Quindi verso le 23.30 ci facciamo trovare giù. Mm-hmm. Ti vuoi cambiare? Mm? Ti vuoi cambiare o stai così? Vado a cambiarmi, infatti ci sto pensando. Sei stata da lavoro, sei vestita. Sì, vabbè, ma metto... Vabbè, qualcosa di leggero che sento un caldo. Io sì, infatti, anche io.
Infatti guardando te mi dico, ma come cazzo fai ad andare in giro così? Se no non so che cosa altro mettermi, quindi purtroppo la vita della persona che non sanno vestirsi. No, no, non è che... Prova a toglierti la giacca almeno, solo la giacca. Se no sotto stai benissimo. Non mi convince tanto. No? Non mi convince solo questa cosa qui sotto, no. Beh, cambia la parte sotto, se no è lì. Ce ne sono di modelli. No, le donne non abbiamo le camicie. A parte quelle larghe che cadono giù. No, ci vedere. Sta qualche camicia comunque. Sì, ma sai che io ho un vesto elegante, no? Quindi non... Ah. Per me... Devo vedere lì, boh. Se vuoi andiamo, andiamo vestiti misto elegante e basta. Dobbiamo passare un attimo al negozio di vestiti? Sì. Tanto l'economia fa schifo, non penso che fai in tempo a vendere adesso. Ci andiamo un attimo con la macchina tua? O vuoi andare con la macchina mia? Sì, con la macchina mia. Attento, Steve. Ehi, ragazzi. Ehi, Steve. Ho beccato un delinquente. Dove hai beccato un delinquente? Mi stava entrando in casa, solo che io stavo proprio qua dietro. E l'ho beccato? L'ho beccato, fate restare. Ah, e chi era? Se ve lo dico non ci credete. Dai. Goku Shu. Chi? Quel ragazzo che lavora al negozio dei fumetti. Vabbè, accostiamoci e ve lo racconto. Andiamo al negozio dei vestiti, che noi andiamo a cambiarci ora. Ok, ti aggiungo lì. Il tizio qua dietro si sta innervosendo parecchio comunque. Sì, mamma mia. Mamma mia. Ti sei stati solo. Aspetta un attimo che ci facciamo raccontare. Chi era ragazzi, quindi? Stavo più o meno qui. Vedo un allarme di casa. Però non era un allarme di casa, era tipo una richiesta per entrare a casa. Come se fossero uscito fonato e mi hanno scritto nome e cognome. Ma che cazzo? Quindi io ho detto, vabbè, ladro principiante, faccio il giro dell'isolato in 3 secondi netti. Trovo un signore all'entrata delle porte di casa. Io arrivo proprio lì davanti, vedo questo che scappa. Sale sul motorino e fa il giro dietro il cortile di casa mia. Io sono fatta a casa mia, piccolino. Insomma, gli ho urlato di fermarsi, niente, è scappato. Mi ha tamponato, l'ho ritamponato. C'è stata una fuga per paleto. Alla fine l'ho incastrato in un parcheggio qui dietro il concessionario. E sono sceso dalla macchina col taser, gli ho intimato di inginocchiarsi. Lui però era già al telefono. Mi è arrivato qualcuno dietro, era Leon con l'altra ragazza con i capelli bianchi, come si chiama? Oddio mio. E Leon mi facendo Steve, ma... Dice, ma che succede? Ho fatto, ho beccato un ladro che mi entrava in casa. Però io nel frattempo ero già al telefono con gli sceriffi, con la polizia, che già stava arrivando. Quindi Leon, qualsiasi cosa avesse fatto, lo sapeva che stava al telefono, che stavano arrivando. Quindi sono arrivati e mi hanno detto, guarda Steve, che forse tu abiti vicino a Zelda, perché Zelda stasera parte, e c'era una festa a casa sua. E questo signore ha sbagliato, invece di citofonare a casa di Zelda, citofona a casa tua. Gli ho detto bene, e se fosse così, perché è molto probabile che è così. Perché quando gli ho chiesto di fermarsi non si è fermato? Perché si è fatto inseguire tutto a paleto? Quando sono arrivata la polizia, alle domande lui non è riuscito a rispondere. Quindi se essendosi incartato da solo, l'ho lasciato nelle mani della polizia. Capito. L'hanno ammanettato e se lo sono portato via. Poteva fermarsi e dire guarda, certo. ho sbagliato a citofonare, casa. Ho sbagliato casa. Cioè, che poi lo conoscevo pure quel bravo ragazzo, è un bravo ragazzo questo, è quello cicciottello dei fumetti, il vestito. Ma che si veste sempre di giallo, che va in giro sempre con una mezza specie di motorino, un zip tipo. Sì. Un zip modificato più che altro, con la luce viola. Sì, quel casco con tutti i binocoli sopra. Sì, l'ho visto varie volte. Ecco, è venuto in palestra diverse volte, l'ho accolto tutto quanto e poi gli dico, poi mi viene a rubare in casa, ma non ti vergogni? Dico, ma io non sapevo che quella casa fosse tua, ma non è un problema, non devi proprio rubare in casa. Ma guarda, io
Ma tu hai detto sei incartato da solo perché se poteva dirti fermarsi, vedeva te e diceva scusami, questa è la casa di Zelda, poteva dire una cosa del genere. Esatto. Invece sai che ha fatto? Io stavo con la macchina quella, la sportiva, quella gialla, Sì? e quindi io non cercavo di tamponarlo, però lui per evitarmi mi veniva addosso, quindi non so se ha cercato di rompermi la macchina. Io ovviamente quando ho visto che mi ha distrutto la macchina, perché mi ha staccato il cofano, sportelli, un disastro, quello zip quanto è robusto rispetto alla macchina mia. E quindi quando è arrivata la polizia ho denunciato anche questo fatto. Cioè, nonostante forse stava nel giusto, perché non credo che sia un vero delinquente. Comunque non ha saputo rispondere alle domande base. Perché non ti sei fermato quando ti abbiamo intimato di fermarti? Dice, non ho sentito. Ma come non hai sentito? Ha telefonato pure a Leon per chiedere aiuto. Cioè, te rendi conto? Non ci posso Comunque credere, sento guarda. parecchie sirene qua in zona, eh? Sì. Lo so, pure prima. Sì? Stavo al Mojito, dico oggi mi sa che è una serata tranquilla, chiama Grace, vedi se di qua lei se intendo. Chiama Grace, passa che esce fuori servizio prima, perché oggi è una serata tranquilla, invece sirena al gogo proprio. Infatti, Severino, vediamo che dice. Signor Severino, buonasera. Sto al negozio di vestiti di Paleto. Va benissimo. Ah sì, ma qual è che era il funerale di Samurai che aveva scritto ieri Allora, Severino? Domani sera, da quello che so. esatto, domani sera, lo sta finendo di organizzare questa sera. Ah, ok, Che fate di bello? perfetto. Ci stiamo cambiando adesso e poi Sì? dopo. Vabbè. Vestite festa? No, io mi vesto elegante come sempre. Oggi ho beccato sull'autostrada, a parte stavo con Elettra, ho finito il carburante, sono messo in mezzo all'autostrada, è passato James con Zelda. E mi hanno salutato, che mezzanotte fanno l'ultimo saluto prima di partire. Sì, lo so. Però 45 minuti ha detto che partivano. Esatto. Tra Ora 45 minuti? Eh 3. sì, beh sì, un quarto a mezzanotte, mezzanotte, esattamente. Quindi mo volevo cambiarmi un attimo e mettermi qualcosa. Non di certo non andare così, Ah, quindi ci capito? andrai? Sì, tu non lo sai, io e lui abbiamo chiarito. Ma dai, non lo Sì, sapevo. non te l'ho raccontato perché non ci siamo incontrati, o se ci siamo incontrati è solo per lavoro, Steve. Purtroppo. Praticamente si è scusato e mi ha detto che quello che è successo è stata tutta una... come si chiama? Cioè che erano state messe in circolazione voci su di me un po' brutte. Che Su cazzo di me, scusa è questa? e non era colpa sua, ma è stata colpa di Sofia. E si è scusato per il comportamento che ha fatto anche lui nei miei confronti. Io, Steve, lo sai che sono troppo buona d'animo, quindi ho Lo preso so. lo solo. Sì, infatti, sì. Perché poi Zelda è anche incinta, quindi. Io ho detto l'importante è che questi errori che hai fatto qui in città non li farai dove vai. Soprattutto perché adesso hai un. Buongiornissime. Buongiorno, anzi, Serino. buonasera. Come va? Tutto bene? Tutto bene, tu? Potrebbe andare meglio. Ah, la signora Elisa, non l'avevi riconosciuta? Sono un po' maschio? No, la luce le faceva i capelli un po' un riflesso Ah, rosa. capito, capito. Ma vanno a Tahiti, mi sembra. Sì, io Ah. ho detto di non fare gli errori che ha fatto in questa città con Zelda e soprattutto perché stiamo parlando di una creatura adesso. Ah, Mi vabbè. chiedi, ti chiedi. Comunque. Male che va, prenderemo uno degli aerei di Mr. Severino e li andremo a trovare. È vero, è giusto, hai ragione. Proprio oggi volevamo portare su a Sandy il jet privato. Ah, cioè, ma perché c'è pure il jet tu, 10 Steve? posti, 12 posti. Mazzo. Veramente è 16. 16 posti. Ok. No, c'è uno da 8 e un altro da 16. Ma non ce li hai su Sandy?
E no, ce l'aveva il signor Piro, l'avevamo anche fatti verniciare. A proposito, c'è un problema, mo devo un attimo vedere. Sono stato fino a ora a parlare con la polizia per quanto riguarda il funerale che dovrei essere fatto lunedì. Beh? Non domani, perché ci vogliono due giorni prima di richiesta. E poi mo devo vedere un attimo di trovare una barca per fare il suo cospite di funerale. Che lo sceriffo, non so, come vediamo. Però abbiamo trovato un bel posto dove fare a Sandy Shore, bellissimo. A quattro c'era uno scarafone. Che ha fatto il signor Steve? Sul lago? Signor Steve, che ha combinato? Che è successo? Che è successo? Il signor Steve Alba è atteso urgentemente presso la sceriffia di Sandy Shores. Oh. Ma vabbè, andiamo a Sandy Shores. Ho beccato un ladro fuori casa mia. Forse è per questa cosa qui, allora. Molto probabilmente. Ma ti aspettiamo, facci sapere, Steve. Sì, sentiamo dopo. A più tardi, Steve. A più tardi, ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Facci sapere se è tutto a posto. Sì. Vanilla, cosa? Vanilla unico interdetto, pure. Niente ma più stasera. Ma che cazzo? Ma vabbè. Ok. Andiamo a vestirci lì. Mm-hmm. Oddio, mi ha dato pure il mojito un attimo. Sei già andato via. Andiamo. Scusami, vabbè. Severino, andiamo a cambiarci. No, ci vediamo dopo. Vado a vedere un attimo la barca. Ciao, sì, dai, devo comprare quando mi costa. Che mi metto io addosso? Questa camicia qua non ti piace lì? Ma così, così se, vediamo. Aspetta. Un po'. Comunque sta sul reparto delle giacche al 27. Al 27. 27. 27. 27. Oh mio Dio, no.
Se vuoi una camicia sta pure al 258, sempre delle giacche. Quelle però sono colorate, eh. Ok. Sì, sono un po' gonfie. Sono due magliette, due camicie, ma tutte gonfie sono. Vabbè, ma stai bene lì, eh. Così siccome sta male, è brutto il grigio. Più che altro la maglietta sopra non è molto bianca, forse è più su un grigio. Mettiti qualcosa di colorato. Anche, oddio, rosso lo sai che non è male. Rosso è bello. Com'è rosso? Come sta il rosso col bianco? Beh, è bello il rosso col bianco. Stai molto bene lì. Non sta così. Scarpe rosse? Sì. No, le scarpe rosse, aspetta, non so, quelle non sono rosse. No. O scarpe bianche così, se no ci sarebbero. Ma c'è un paio rosso comunque, se vuoi, eh. Mi pare, non mi ricordo qual era, aspetta, no, che te le trovo. Mamma mia. Scarpe 42, Lisa. Trovato. Cuore. Ok, perfetto. Così come sta la rossa sopra, sotto e pantaloni bianchi. Stai benissimo, Lisa. Bene, bene. Io che sto in modalità maglietta estiva, sì. Veramente. Oggi tutte le estive, aspetta, siamo. Sì, fa caldo. Vabbè, sto così. Non mi va di andare elegante, te lo dico. Ma, vediamo. Più che altro non è che mi sento molto di festeggiare. Vabbè, dai. Fra poco, già è 20 lì. Che dobbiamo fare?
che possiamo fare? Non è che possiamo fare chissà che cosa. Possiamo scendere in città? Sì, se vuoi. Possiamo scendere piano piano. Vuoi le macchine usiamo allora? Vuoi che andiamo con la mia invece che la tua? Io, come fa lo stesso. Prendiamo la tua se vuoi. Sì, vabbè, prendiamo la mia, dai. Che questa magari se c'è bisogno, questi è due posti, invece la mia è qua. Esatto. Se vuoi la parcheggi sì, a casa tua questa. Sì, va bene. Sì, sì, ti vengo a prendere a casa. Ok. Arrivo subito. Ti aspetto lì. Mettiti la cintura. Sì, messa. Ma io vado piano, mo tranquillo. Ah, sì, sì, tanto. Non abbiamo fretta. Perché se andavamo in spiaggia e dopo ci stavamo tipo 10 minuti, non mi sembrava il caso. Infatti, cioè. Ma l'economia, vedi un po' l'economia com'è. È cambiata, ma non è buona. Fetti di canna 68, pesce aguila 64, le ciliegie sono solo 152. Niente, allora nulla. Allora proprio nulla. No, nulla. Fa un po' schifo. Vedi un po' gli hamburger e i fillet on fish. Fillet on fish 81 e hamburger 42. Schifo proprio. Mi ha detto Anthony che oggi voleva vendere qualcosa, ma non so se ce la fa. Anche per sì fa schifo secondo me qui. Eh sì. A casa mia comunque ieri sono entrati. Non mi hanno rubato nulla. C'erano 35 cestini di frutta, ho trovato 35 cestini di frutta. Ottimo, ottimo allora. Non preferisco non chiamarla per nulla la polizia, perché il tempo che arrivano c'hanno il tempo veramente di farsi un caffè. Che mo' Steve è stato fortunato perché quello forse era le prime armi e ci ha provato a derubare. Già. Ma se no... Se era un ladro esperto, entrava tranquillo, faceva quello che doveva fare. Esatto, c'era piazza pulita e se ne andava senza problemi. Esatto. Posso lavorare all'arme e chi si è visto, si è visto. Esatto. Ieri comunque ho provato la macchina che ha comprato Jack, quella da $500,000, porca troia. Potente? Mamma, non è la potenza, è che si guida benissimo, il rumore del motore è bellissimo. Ah, bello. Ora l'ha fatta verde acqua con riflessi verdi, con la perlescenza verde. Wow, buona, bella, bella. Bianco, con i cosi bianchi, con le... i finestrini, cioè il vetro l'ha fatto nero. Però ho fatto quelle strisce che ha lì in basso, quella specie di cunetta lì che ha sullo sportello, l'ha fatta bianca lì. Poi proprio magari sera la vedono. Sì, sì. Ma vado a fare pure benzina, va così. Con calma. Sì, 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 sì.
Che schifo di tempo, veramente. Ma io non so, veramente oggi sto girando e non trovo altro che brutto tempo. Ma Sandy piove? Brutto tempo, sempre e ovunque trovo. Sandy è piovuto per tutto sto tempo. Ma veramente, è incredibile. Scendi, Elisa. Ecco qua. No, ma ha fatto veramente schifo. C'è un periodo che Sandy sta piovendo sempre. E oddio, sta piovendo un po' in generale da tutte le parti, eh. Però in particolare fa veramente schifo. Vai lì. Allacciata. Mi hai allacciato? Sì, sì. Mm-hmm. No, perché non è che faccio quando sale. No, perché ti ricordo che ti ho visto rotolare fuori dalla macchina tua. Sì. Eri tu. Mi sa di no, oops. Era forse un'altra. vabbè, succede. Ma che cazzo. Olè. Comunque un giorno di questi voglio mettere un bel bigliettino lì sulla dentro la cassa lì, con su scritto rubami sto cacchio. Sì, sì, va bene. Ma tipo fai venti in fuori con scritto scemo chi legge. Forse anche meglio. Madonna, non mi carica nulla. Comunque stavo pensando di farmi un tatuaggio, però non sono convinta ancora. Anche io sinceramente volevo farlo, però non sono convinta, ti dico la verità. Ci ho provato un giorno a vedere che tipi di tatuaggi c'erano, infatti sono stato lì dal tatuatore, mi ha fatto vedere il suo catalogo, ma quel giorno lì nessun tatuaggio mi ha convinta, però non so se ora magari qualche tatuaggio attorno mi convince. Ma io neanche l'ho visto, però perché deve suscitarmi un po' di... No, interesse, come si chiama? Un significato. Infatti. È sotto, vero? Vabbè. Sì, sì, sotto qui. Okay. Poi è ancora sotto di nuovo. Sì, sì, sì. Ne vado piano, tanto. Non ho tutto il tempo del mondo. Che goccioliare, porca puttana. Tanto non saranno ancora arrivati, vedrai. No, no, non penso che siano arrivati. Io anticipo. Che ore sono poi? E sono le 11:30 precise, se forse in anticipo. Vabbè, facciamoci girare la vanilla che è vicino, se no, no? Vuoi andare vicino, al vanilla? Tanto, vanilla. Comunque facciamoci girare lì vicino, che è qui. E poi magari quando si avvicinano le 40 andiamo. Giusto. Che giro di merda mi ha fatto fare il navigatore, vabbè, ho capito. In tutto questo Jack sta cercando in tutti i modi di farmi fumare. E niente. Forse si è un po' arreso ultimamente perché non me l'ha proposto più. Vanilla è la zona interdetta, vediamo un po' che cazzo è stato che è successo. No, ora non più. Era, ho detto, infatti. Ah, ok. Ci vuoi entrare? Sì, sì, andiamo. Non c'è qualcuno, se non c'è nessuno, niente.
Scandaloso, Steve ha speronato e puntato il taser contro il nostro direttore solo perché lui ha citofonato la sua casa. Cosa nasconderà in quel magione? Quali segreti oscuri nasconde il proprietario della palestra? Vi terremo aggiornati. Ma che cazzo? Guardate che chiamo Steve. Ma? Un messaggio mi ha messo, poi si è impegnato con le sceriffe. Mi sa di sì. Però mi c'è una macchina, c'è. C'è una macchina, ma non c'è nessun altro, se no. Boh. Vogliamo provare a entrare? Andiamo. Ci prendiamo un paio di drink. Sì, magari ci prendiamo qualcosa da bere. Voglio vedere se c'è anche Blanche. C'era qualche giorno fa quando sono venuta qui da Vanilla. Sì, sì, sono venuta pure io, però... Vediamo un po'. Buonasera. 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 C'è qualcuno? Buonasera, c'è qualcuno? Sa di no. Buonasera, c'è qualcuno? Ho provato a urlare un po'. Se sì, ma mi sa che... Sa che non c'è nessuno. Oh, perché è successo quello che è successo? Aspetta, due messaggi. C'è nessuno. E mi sa che non c'è nessuno. Vogliamo andare lì? Dove sono? 32. Anthony mi ha chiesto se ero io all'Alburg che sono passata con la macchina rosso, la Taurus rosso. E ho detto sì, perché? Che è successo? Sai che stava lì? E niente. Non c'è nessuno, come... andiamocene. Guarda, facciamo una cosa col cellulare un attimo, che... Sì, sì. Sì, sì, vai, vai. Intanto finisco di rispondere qua. Perfetto. Fatto. Perfetto. Sono i 35. Se vogliamo andare là, aspettiamo lì al massimo. Ok. Se no vogliamo passare un attimo al burger.
Burger o concessionario, adesso vediamo. Sì. Posso, perché allontanarci troppo forse meglio di no, magari appena che partono neanche li salutiamo, oddio. No, ma Burger qui vicino, non è che... Sa che Steve è un pochino arrabbiato, ma dico giusto un pelino. Immagino, sarei pure io. Ho notato che Elena si è messa a fare testate giornalistiche, sì, lì l'ho messa anch'io. Ma che cazzo? Poi Leon. Sì, infatti, boh, non so cosa gli ha preso. Vuole l'ambulanza. Tutti qua, quanta gente. Eh sì. Devo scappare io. Buonasera. Buonasera. No, di già devi scappare. Sì. No, bene. Anche noi siamo qui di passaggio. Ci sentiamo dopo. Okay. Ok. Va bene. Buonasera a tutti. A te. Ciao, ciao. Buona serata. Ciao. Io. Salve, Eli. Salve, Vale. Ma buonasera. Ciao, sono qua di passaggio. Voglio salutarti. Grazie. Che gentili. Come va? Oddio. Aspetta, dopo lì. Cosa? Lo puliamo, puliamo, puliamo. Fausto, fai fare un saltino per favore. Esatto. Non su di me, però. C'è Lisa, bam per terra. No, aia. Ah, Fausto, mi dai una benda? Qualcosa per fare. Ciao, vai. Aspetta. Ciao, aspetta, aspetta, aspetta. Come stai va? A questa distanza. Tutto stai bene, a questa te? Distanza. Tutto bene, tutto bene. Ma? No, no, guarda, 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 attenta, guarda. No, 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 guarda. Come stai? Senti, oh, senti, sto bene. Vedi? Oddio, come sto bene? Ma? E niente. Ma? Sì, ma... sì. Wow. Aspetta. Il cioè... pugno guaritore. Ma? Tu come ti senti? Aspetta, non so se dirmi se sto male o cosa. Aia! No, vabbè, entri, dai, così non vale. Ma adesso fatti cosa? Curare. È molto strana. Che dolore, fatti riprendere gli occhiali. Valeria. Anthony, se ti prendo... Aspetta, stai calma. Fatti, io fatti ti ammazzo. Stai calma, fatti guarire. Fausto, dagli un cazzotto. Dagli un cazzotto guaritore. No, ti do la spinta, non posso dargli un pugno. No, ma come, hai dato un pugno? Ma? Cosa? Ok, ho ripreso gli occhiali, ma... Mi sento bene. Ma è... Ma... È strana questa cosa. Fammi raccogliere, ma di nuovo... Valeria. Molto strana, vero? E che cazzo? Scusami, ma l'ho fatto per il nome della scienza. Il nome della scienza? Ma te lo faccio vedere io il nome della scienza. No, è il nome della scienza, Valeria, fidati sì, di sì, me. Sì, Fausto, intanto Valeria? Si è allontanato. Sono le 23:40, dobbiamo andare. Dobbiamo andare? Sì. Mamma mia. Vabbè. Vale, ma abbandonano tutto. È un locale, mica è una casa questa, vabbè. Vabbè, allora, ci vediamo tardi, dai. Ci vediamo più tardi, Antonio. Dai, più tardi, ragazzi. Ora che grazie, grazie di tutto. Ciao, grazie. Ma volete qualcosa da mangiare? Vi offro qualcosa. No, 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 grazie. No, no, per me no. Più tardi, più tardi. Dai. Grazie, lo stesso. Ciao. Ecco, ora che siete via dal vanilla, hanno aperto sti cretini. E vabbè, non ho parole.
mi raccomando, donazioni del sangue. L'ho donato ieri. Io devo donare sangue, io donare vabbè, sangue. Anche oggi. Io devo donare sangue. Che gruppo sei? AB. AB, buono, buono. Scusa, è un'informazione. Lo fai, doni sangue pure qui, fai? Ma sì, sì, vieni, vieni, dai. Ti dono 10 sacche. Ma come? Ui, addirittura. Sì, sì, mi dai, chiediamo... mi dai anche i cosi. Ti do... Sì, sì, esatto, sì, sì. Tutto. Allora, dammi il braccio. Tieni quindi il braccino. Voglio chiedere un'informazione. È che, sai, non ho mai donato, non lo capivo mai, cioè non ho mai occasione di poterlo fare. Ah, pronta. Attento, non vai. Troppo vicino però. No, non troppo vicino. Cioè, ok, magari mi infetti. Più che altro là, c'è un altro. Perfetto. Ok. No, non guardo il sangue. Perfetto. Allora. Ecco okay. Qua. E però ti chiedo anche il documento che devo registrarti. Hai visto? Okay. Mi piace un botto. Grazie. Mi piace. Mi si vede da 3 metri di distanza, però va bene. Sì, ma. No, ok, ti ritorno il documento. Più, sì. Ecco sì, a te. Vabbè, grazie mille. A posto così. Ciao, insieme, grazie, Fausto. Allora, ci vediamo. Niente. Ciao. Andiamo. Aspetta un attimo lì. Fausto. Fausto. Dimmi. Ditemi. Dillo tu. Ma. Ma perché la maglietta posso... così fluot? Niente, non piace. Questa è un'altra storia. Ascolta. Ma senti un po', io essendo col gruppo sanguigno zero, certo, sì. Potete usarlo per altre tutti. Persone, per tutti, per il tutti. Mio. Sì, esatto. Il mio? Sì. Ma è sangue d'oro, Valeria. Oddio. Sì, ovviamente in caso di emergenza che non abbiamo la sacca di sangue... del gruppo sanguigno. Esatto, nel caso non si riesca proprio a recuperare, a fare l'analisi, usiamo lo zero che va bene per tutto. Wow. Sempre d'oro, Valeria. Sei la nostra eroina. Scusa, cioè, eroina, mi dissocio. Quindi ecco perché zero sempre richiesto, ora esatto. Capisco. Dai, è anche raro, il problema degli zero qual è? È che... Sei rara. Che siete pochissimi. Te puoi ricevere solo dallo zero. E noi possiamo niente. Ricevere da... No, quindi è morta Valeria. Dai, su. Non quindi fare Valeria, così tu dona sempre Valeria così a posto. Fammi una cosa, dono pure io 10 sacche. Bravissima. Forse è il caso che ti servano se 10 sacche. Sì, sì. Allora, vieni qua, dammi il braccino. Ecco qua. Guardo dall'altra parte. Guardo perché... Elisa per fuori. Che c'è? Perché non guardare? No, guarda il sangue. E se buono il sangue. No, che buono il sangue, che cazzo dici? Che qua, aiuta, ecco mannaggia. Che l'altra volta mi è servito. Immagino, infatti richiedo il documento. Sì, prego. Ecco Elisa, a te. Che cazzo dici, Elisa? Che... Perfetto. Vabbè, non mi fa schifo il sangue. Però cioè... Grazie mille. Sta cosa grazie è a te, è successo? Sai che ogni volta puoi non venire. Non lo so, devo capire. Ti aspettiamo a braccia aperte. Cucinarlo? Ci so la storia, però. Ma stasera ho fatto un'azione. Okay. Ieri l'ho fatta pure. Ma siamo in ritardissimo. Sei in ritardo, ragazzi, dai, corri. E che cazzo? Ho sbagliato. Ciao Anthony. Grazie di essere passate. Ci vediamo. Ah, aspetta, Valeria, vuoi gli antidolorifici? No, Fausto, okay, grazie. Vabbè. Grazie. Ciao. Mi metti ciao. Il punto lì? Sì. Oddio mio, ok. Ma è un minuto in anticipo, un minuto. Okay. Infatti vanno via proprio a 45, non penso, dai, non spero credo. Di no. Avevo un quarto d'ora in anticipo, ora sono in ritardo. Vabbè, è normale, lo sai che quando andiamo insieme in giro succede sempre così. Già. Solo che devo starci pure attenta perché se c'è parecchia polizia che va in giro. Sì, è veramente, l'ho notato anch'io. Mi hai notato pure tu, oggi tipo ho incontrato 10 pattuglie degli sceriffi e 4 della polizia. No. Oggi fortunatamente non ho preso nessuna multa, guarda. Però. Non lo dire, ti prego, lì, ti prego. Non lo dire perché sennò veramente. No. Oh, vado già, gente. Già. Sì. Però.
Eravamo le prime e ora siamo le ultime. L'ambulanza! Oddio, oddio! Ops! E niente. Prima volta che faccio una cosa del genere. Vabbè, lo stesso. Scendi un attimo lì. Oh, Madonna, sì. un po' di gente mi ha invitato. Oh, sì. Maledetta Desire Cala. Non c'è Desire. Buonasera. Oh, qualcuno ha comprato Desire. La mia stessa maglietta. Sì, è bellissima. Ti piace? Te l'ho detto che era bellissima. Oh, sei già con la giusta maglietta, guarda. Sì, ma che figata. Te l'avevo detto che era bellissima. È stato un onore. Lo so, ma mi sta benissimo. Ma anche bellissima. Per me. Ma la vita è lunga e ci rincontreremo sicuramente, quindi ci rivedremo. Non è un addio, arrivederci. Ci vediamo. Buon viaggio. Grazie. Cosa sto sentendo? Mi raccomando, fatti sentire. Sì. Oi James. E niente. Mi raccomando. Sì, vabbè. Buona fortuna per tutto. Grazie. Anche tu stai attento. Lo so. Al lupo per il futuro. Grazie, felice. James. Vieni qua, Gio. E niente. E vabbè, è reciproca, non è così. Ma dove ti le dici? Incontrarci qua, siamo stati noi. Vieni qua, bro. Ho subito delle violenze brutte. E vabbè, niente, aspetta, vai. No, insieme. Oh, le violenze. Zelda, allora, buon viaggio. Grazie. Questa via è nuova comunque. Ci vediamo in futuro, sono sicura che ci rivedremo. Chi lo sa, magari in futuro. Non lo so. È stato un piacere conoscerti. Anche per me, Lisa. Ci vediamo tutti a Tahiti. Vieni qua, Aki, vieni, dammi un abbraccio. Hai fatto un abbraccio, Aki. Ci vediamo tutti a Tahiti. Sì, è vero. Ti voglio bene, anche se sei un po' scemo. Sì, 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 sicuramente. Sono un po'. No, è bello. Io non sono stronza. Savino? No. Pronto? Salve, ciao. Sono Savino. Sì, ascolta, una domanda. Dato che tu conosci mezzo mondo, diciamo, sì, lavorando con il pubblico e bla bla bla, non è che conosci qualche agente immobiliare? Certo, Orlando Cecchetti e Nicola Serafino. Riusciresti a mandarmi i numeri tramite messaggio? Sì. Anche con calma, non sì, senza fretta. Perché me li ricopio dalla rubrica e te li mando, ok? Perfetto, ti ringrazio. A posto. Gentilissima, ciao. Un problema alle corde vocali, eh? Ha preso una botta alla gola. Eccomi. Grazie per essere passato, grazie. Grace? Sì, dobbiamo scappare, però che dobbiamo tornare in conti adesso. Ok, piangi. Ho rotto le palle. James. Dai, ti viene intanto a trovare. Sì, assolutamente. Devo salutare gli altri. Vado a salutare Zelda. Verrò da Haiti a trovarti io. Assolutamente. Michael, come meglio. Michael, come ci credo quanto quindi tanto lei te. Sta rifiutando delle cure. Però, dai. Però sarebbe figo andare a Tahiti. Sì. Dov'è Zelda? Là in fondo. Ma se voleva morire bastava dirlo. Che volevi fare? Beh, Alex. Beh, le partenze sono sempre brutte, le partenze. Dillo a me. Perché? No, non ci sta. Ok. Comunque, boh, mi piace mai quando la gente parte così, se ne va. È brutto salutare persone. Chissà cosa riserverà per la vita per loro. Boh. Chissà se li rivedremo mai. Chissà se rivedremo mai più James. Ma penso di sì, insomma. Andremo a trovare. Guarda, con i tempi che corrono non si sa mai niente. Ma ne ho visti così tanti di AD che non. Anche io, guarda. Con il tempo sembra una cosa normale. Già, ormai. Vabbè. C'è di poggiare un piccoglioni per le pattuglie. Eh? Ah, non vuole che stiamo troppo qua.
Tanto non dovete uscire fuori servizio adesso, quindi. Tyra? Eli? Mi riesci a mandare il numero di Orlando, per favore? Ok, va bene. Grazie. Se non ti arriva da me, ti arriva da Jay il messaggio. Ok, perfetto, okay? Grazie. Dai. Mille. Ma chiedi sì, a Jay per i biscotti, poi si è risolto. Jay, biscotti? Niente. Cioè, come niente? Zero, mi ha detto. Ma come zero? Non li aveva prodotti? Non li ha fatti... Aspetta che si sta facendo una canna questo. Abbassa il finestrino, mi chiappa, si vuole molesto. Non li ha fatti tre? No. Ma cazzo, ma sono andati ieri, Dio mio, cioè... Mamma mia, sta nervosendo io sto fatto, vabbè. Ah boh, ciao, niente, allora fammi sapere il suo numero. Ok, dai. Grazie, ciao. Ciao. Dammi un abbraccio, Aki. Scusa, sono grazie, fatto in versione, va bene? Sì. A posto. Fai buon viaggio. Grazie. Allora uscite fuori servizio voi ora. Maestro, ti vuoi bene? Buon viaggio. Ciao. Case. Speriamo che riescano. Speriamo che riescano a ricostruire il loro matrimonio. Case. Case. Vabbè, Case ci ha lasciati. Cosa? Oh, ci sei? Ciao. Cosa? Mi senti? Sì. Tranquilla, ah, sarò... Okay, no, perché è un po' impassibile lì, come una statua. Se... Chi è che si sono lasciati? Non ho capito. No, tu eri lì così impassibile come una statua. Sto fissando, non so cosa dire. Sono triste. Non so, lo sono un po' tutti, ecco. Stavo di... Ai, ai, ai. Lumos. 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 Non ne so nulla, io so che se ne sta occupando lo sceriffo, Elisa. Non ne so ancora nulla. È più grande. Grace. Alexander, andiamo. Andiamo, che lo sceriffo poi quello. Andiamo. Tanto fra un po' usciamo dal servizio, quindi. Tra l'altro, è mezzanotte. Sì, dai, cominciamo ad andare intanto che ci portiamo a sera. Allora, quando saliamo da qui, noi veniamo ovviamente dire vai. D'accordo, ci, ciao. A posto, ci vediamo dopo. Ma che ora mette l'aereo voi? Adesso. Andiamo, Alex. Andiamo. Ciao, ci vediamo dopo. Comunque... Io vedo un po' Grace, un po' strana, un po' diversa. L'ho notato pure io. Sia ieri che oggi, anche Alexander, sono un po' strani di quelli che erano prima di partire o tipo prima che lui tornasse, ecco. Più che altro era un po' più... come si posso dire? Ciao. Quando lui è tornato, boh, è diversa adesso, è tornata strana anche lui. Sono strani quando lui è tornato. Più so. Lei, io penso. Anche non lei lui. Molto, sì. Più che lei, ma mi sa che ho notato, come si chiama, non mi viene il termine, un po' di stranezze. Sì, ma vorrei capire cosa è successo, perché da quando Alex è tornato Grace ha cambiato di umore ogni giorno, e... sviene. Mi sa di sì. È svenuta, cioè vorrei capire cosa succede. Ma è svenuta ieri perché aveva quel problema che non aveva bevuto. Eh sì, ma boh, è distratta, che non si ricorda di bere, boh, cioè la vedo molto distratta. Se... Posso dire una cosa, Lisa? Mm? Ho la sensazione che Grace si sia presa una cotta per David, il capo sceriffo. Non so perché ho quella sensazione. Guarda che... è una cosa grave, cioè questa, più che altro perché, cosa grave perché stava insieme a lui, cioè stava insieme ad Alexander.
Però ultimamente facci caso, stanno sempre insieme Grace e David. Però ieri, se pensi, David non è venuto con noi. Non so, Eli, non posso giudicare, però non lo so. Cioè, non saprei proprio. Non saprei proprio che dirti. Comunque, va bene, parliamo quando siamo un po' in privato, ok? Capito. Dai, andiamo là. Sì. Tra poco devono partire. Comunque, accompagnavo il mio loro, ma se tra 3 minuti parte l'aereo... Ma dove sono? Eccoli. Ah, eccoli. Scusate, ho risolto un attimo un problemino che avevo, ragazzi. Prendi il microfono. Il microfono? Zelda Calam, potete venire un attimo. Sì. Ok. Sto facendo. Dobbiamo fare? Non so, facciamo ultime dichiarazioni, barra D, una roba del genere. In effetti ci sta, chiediamo un po', vieni. Ci ha picchiato, ha fatto bene. Oddio, penso di non aver mai visto occhi piangere. Oddio. Che è successo? L'ha prese per quello. Da chi l'hai prese? Ah, mi ha dato un cazzotto. Non grattarmi l'occhio, che dopo è peggio. Quale occhio? Serena! Ti voglio bene anche! Sei veramente una testa di cazzo, mamma mia. Vogliamo bene così. Ma che cosa sto vedendo? Ti giuro, non ho parole. E niente. Guarda, amore, è una macchina! Ho capito, ma guarda, mi sa che... Mi sa che oggi ci prende qualcuno, ci prende le botte. Non so perché. Mi sa che perdono anche l'aereo, se continuano. È retrattile. È una testa di cazzo, no. Arthur! È questo? Ai! Mi sa che era uno step. Ma Zelda? Non è c'è cazzo. Niente, scopo. Sì, signora Zelda? Cosa? Ma che c'è? Ma cosa? Arthur? Ma quella è telescopica, sai che è tipo così, compatta. Quello era un cazzotto. Ma mamma mia. Mi sa che parte Arthur qui e non loro. Niente. Mi sa che Arthur parte a posto loro. Sì, ma parte da un'altra parte. Sai questa intervista improvvisa? Proprio bello Ronnie quando ha la telecamera in mano. Che labbra visibilmente visibile, sì, da è vernice. Ma che è successo? Dai lo scoop! Tu stai rischiando la vita. Stai rischiando la vita. E voi state rischiando di perdere il volo, eh? Sì, dica, portate soltanto. Portate un minuto. Sì, mi mancherai, Leon, nonostante tutto. Comunque, James, un altro abbraccio. Vai, primo piano. Ci vediamo, buon viaggio. Ciao, ragazzi. Ciao. Stai a rischiare la vita. Ciao, ragazzi. Ci vediamo. No, fate sclerare. E uccide, ultimo abbraccio prima di partire. Passate da Barry. Gialla, ultimo abbraccio prima di partire. Addio, buon viaggio. Purtroppo. Ma Aaron non c'è, scusa. Anzi, non addio, arrivederci. Aaron è scappato. Pezzo di cazzo. È scappato. E niente. Vieni qua, Zach. Sì. Dai. Zelda, vieni qua, vediamo se hai imparato dal migliore. Ma va, basta ancora. Dai, fai fuori dalle balle ora, che ora? Sì, avete perso il volo. Mezzanotte, ragazzi. No. Vedi che non hai imparato. No, c'è. Dai, andiamo. C'è. C'è. Non c'è per il volo. Ciao. 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 Ciao, buon viaggio. Ciao. Attenzione, gira. Già.
È vero che fa caldo, ciao. Però almeno un paio di pantaloni in più potevamo portare. Ma sei andato là, ciao. Ha già fatto tutto, ha già portato tutto. Sì, hanno spedito là i bagagli, credo. Sì, penso di sì. Dimmi. Mi dispiace, sarà via così. Sono salutati, via. Beh. Che mare alla faccia. E pian piano se ne vanno via tutti. Vabbè. Oh, dottore. Hello. Come sta? Meglio, meglio. Sono contenta che sia tornato in servizio. Ja, azienda di ospedale con la picca. Oh, è già, senza uno come lei, come facciamo? Dottore. Ja. Mi fa malissimo la faccia. Vabbè, dottore, buon lavoro, arrivederci, sì, buonasera. Buonasera. Venga, venga. Lei deve stare attenta a queste cose. Come si chiama di lei? Aki, ecco, ecco. Signor Aki, eh. Sono nipote, Zelda, mi ha tirato un cazzotto, Ho capito, lei si è mi dispiace, lo sai? Molto, anche a me. Erano, diciamo che James era un mio caro amico, ecco. Conoscevo tipo come Kelly tantissimo. Sono i primi due sceriffi che ho conosciuto. Cioè, Kelly e lui sono i primi sceriffi che ho conosciuto da più tempo, diciamo. Con cui legato di vuoi andare su a Mojito lì? No, andiamo a Sandy, che ci sono gli altri che erano fuori servizio ora. Vediamo un attimo, quali sono gli scoop che vanno di più per la maggiore in questo periodo? E poi Zelda, non ho mai legato tanto con Zelda, devo essere sincera. Non ho mai legato tanto con Zelda, ma siamo sempre state amiche. Ma neanche io, ma Zelda non è il tipo da... da legare facilmente, se ci ha fatto caso. Cioè, perché è un po'... No, era un dire po' che non abbiamo mai legato, tipo, amicizia strettissima, ma siamo sempre state molto amiche io e lei. Cioè, mai avuto problemi, ci salutavamo senza problemi, scherzavamo, vedevamo se c'era la fare la strada insieme, uscivamo con... Cioè, sono ben uscita, certo, da con Zelda, però devo dire, mai legato tanto, cioè... Non sono mai riuscita a legare molto con lei. Ma neanche io se è per questo. Però la... poi soprattutto dopo la morte di Marco è stata molto male, è stata. Come andare piano qua, perché ogni volta che mi avvicino al Mosley ho dei problemi di vista. Allora, io tutto il viaggio che abbiamo fatto da... tutto il viaggio che faccio con te vedo mezza città. Come non vedi la città? Porca troia, lo vedi questo è il palo che è sceso il semaforo? Sì, no, lo vedo in piedi io. Ma che cazzo? Diciamo che io vedo poco niente, però vabbè. Ma stai avendo problemi gravi oppure... Problemi gravissimi. Oddio, puoi guidare tu, Oni? No, no, è peggio se guido io. Mi sa di sì, hai ragione. Se guido io, meno... se guido te, meno stiamo ma su... Ma è bastato la... la... Sì, sì, ho provato un po', fare un po', però adesso... vedrò nei prossimi giorni un po' come migliorare la situazione. Ma strano che non vedi nulla della città, cioè non vedi la città praticamente quando guido io. A parte che può essere pure che è un problema dei tuoi dei nuovi neuroni, diciamo. Purtroppo. Non si collegano facilmente, capito? Non so se mi spiego. Ma è un problema che ho da un po', non so, boh. Ho avuto questo problema di affaticamento negli ultimi giorni. Vabbè, comunque l'importante è che mi rimani in macchina, quello sì. No, no, ma finché guidi e ti muovi non mi interessa vedere o meno. L'importante è che quando siamo fermi almeno riesco, ecco. E però quando guido io, lì anche c'è un po' di problemi. Ok. Comunque ti stavo dicendo di Grace. Per me forse ha fatto quel passo indietro perché si è avvicinato molto a David, solo quello volevo dire. Boh, può darsi. Ci sono tante cose che potrebbero essere. Però vabbè, posso pure sbagliare io lì, eh. No, però boh, potremmo chiederglielo. Cioè, penso che... Beh, non è che sarebbero affari nostri, però... Boh, però se la vediamo tutta strana, un po' così, ecco... Sai, capisci? Sì, 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 capisco. Comunque, Steve ti ha detto qualcosa?
Non mi ha più risposto, sì, infatti adesso lo chiamo. Steve? Pronto, sì. Ma che è successo con la Weather News, che ha mandato questo annuncio stranissimo? Sì, mi sono messo contro il capo della Weather News. Era quello che mi stava cercando di entrare in casa. Ah, era lui? Sì, era lui, sì. E quindi da parte lesa sono passato a... a criminale io, ecco. Ma poi la polizia come è finita? Cioè ti hanno fatto qualcosa o ti hanno lasciato andare? Poi ne parliamo a voce. Va bene. Ok, allora ci sentiamo. Dove ti trovi adesso? E io ora sto andando alla sceriffa di Sandy, che adesso Grace e gli altri escono fuori servizio e venivano un po' a giro con loro. Come ogni sera. Mi hanno ritirato la licenza del taser. Porca po'. Perché non potevo utilizzarlo fuori dalla palestra. L'ho chiamato anche l'avvocato e Elena e non c'era. Ho chiamato l'avvocato di stanza e non c'era. Mi sono dovuto prendere la punizione e tenermela. Mi sono fatto 4 mesi. Porca. Ecco, capito? Oltre al danno anche la beffa. Mi dispiace. Porca troia. La fedina penale più pulita della città. Mi si è appena sporcata. Cazzo, che rabbia che ho. Porca troia. Vabbè, comunque mi hanno dato parecchi sgravi, sia fiscali che come durata di tempo in cella. Mi hanno riconosciuto come colonna portante dell'economia di Los Santos. Infatti questa cosa mi ha lusingato e quindi mi sono preso il minimo della pena e li ho pure ringraziati. Madonna, ora sei tornata su? Eh sì, adesso sto parlando con un borgiano, sto qua fuori al... Va bene, va bene. Sì. Vabbè, ma mi dispiace, sì, ci vediamo magari più tardi. Sì, a dopo. Che dopo, ciao. Ciao. Guarda. Mi sa che io sto avendo piccoli problemi. Io un attimo, arrivo subito, Vabbè ragazzi, io vi ringrazio tanto per essere qui con me. Vi saluto. Per oggi, diciamo, la live termina qui. Vi ringrazio tanto per essere qui con me in live. Vi ricordo di fare, di lasciare il follow, di seguirmi su YouTube. Seguendomi su YouTube, quindi YT. Seguendomi su Discord, entratemi nel mio Discord. E vi ringrazio tanto per essere qui con me e ci vediamo domani, vediamo un po' un'ora un po' più recente magari.